passo la parola al prossimo relatore. Il prossimo relatore è Andrea Schipar. Andrea Schipar è architetto, paesaggista e pianificatore, fondatore dello studio Land, che ha sede in Germania, in Svizzera e in Italia, a Milano. Benvenuto fra noi, molto piacere di rivederci. E quindi Andrea Schipar ha studiato in Germania e poi al Politecnico di Milano, dove dal 2009 continua a insegnare Public Space Design. E noi ci siamo conosciuti molti anni fa a Genova, molti anni fa, e poi ancora a Milano. Allora, lui lavora a una scala del paesaggio è intervenuto con dei progetti che sono cresciuti in una dimensione internazionale. Certamente è molto famoso la strategia dei raggi verdi per Milano, dove in un concept che poi diciamo ha fatto scuola e si è applicato come modello in altre città, per esempio ad Essen, o anche in una smart city russa più recentemente. È un sistema appunto che irradia dei raggi dal centro della città di Milano in una mobilità lenta attraverso il paesaggio verso la periferia. E Andrea Schipar oggi con i suoi studi è responsabile del landscape design per l'Expo 2020 di Dubai e ha generato strategie ambientali per molti insediamenti anche nel Medio Oriente. Attualmente è stato incaricato poi nel tempo del suo lavoro per i piani del verde, del paesaggio urbano e periurbano di molte città, tra cui Milano, Cagliari, fu consulente, ricordo, molti anni fa di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Essen, e in particolare ha studiato anche dei piani strategici, quindi in questa dimensione dei paesaggi in trasformazione e della scala ampia del ragionamento sul progetto, dei paesaggi strategici, quindi dei piani strategici per gli spazi dei bacini della Ruhr, nel Carso, nel paesaggio delle Langhe, quindi in luoghi che hanno delle caratteri specifici, naturalistici e geografici, sul lago di Garda e in molti altri luoghi italiani e in alcune isole anche. Ecco, quindi con piacere lo abbiamo nostro ospite, passo a lui la parola e invito tutti i partecipanti, per favore, così come avete già fatto, a portare le vostre domande sulla chat di YouTube e di Facebook che, compatibilmente ai tempi che abbiamo dalla regia, riusciremo poi a restituire alla fine. Prego. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità di poter partecipare qui con voi a ragionare, come tu hai detto all'inizio, su questa transizione. Si è parlato di etica, di estetica e abbiamo capito che in fondo c'è molto, e Michel ci ha ricordato che ci vuole molta intelligenza collettiva. Allora questa intelligenza complessiva e connettiva sta un po' alla base del nostro lavoro. Perciò io non so se riesco a condividere con voi. Posso condividere uno schermo? Non so se si vede il mio schermo. Chiedo. Si vede? Non sento niente, ma comunque non lo so. Se qualcuno, ecco, può darmi un avviso che si sente, si sente e si vede, grazie. Oh, grazie, così mi sento un po' più sereno. Allora io farò, anche nel rispetto di chi mi sta aspettando dopo, voglio riprendere solo alcuni concetti che abbiamo già capito. Landscape
cioè, il paesaggio è sempre una questione di scala, però più di scala umana. Noi l'abbiamo pensato sempre che l'architettura, come ci ha insegnato Gale, è lì per fare spazio per le persone. Perciò la centralità delle persone per noi assume una grande importanza. Oggi la natura torna ed diventa una specie di dispositivo per coltivare resilienza, la nostra resilienza, resilienza del suolo, della terra, della nostra città, del pianeta. E poi, infine, quando noi diciamo landscape, architecture, nature, development, cioè alla fine c'è sempre qualcosa in movimento. Ecco, Isotta l'ha detto molto bene, chiaro, prima. Paesaggio è sempre in continua trasformazione. E questo lo facciamo ovviamente con tante persone, ne sono oggi molto contento e anche un po' come Michel, cioè felice anche un po', perché 30 anni, tante persone, tanti parchi, tanti ragionamenti sui territori diversi ed è i processi sì che durano a volte anche 30 anni e oltre. E questo ricordo sempre questo Parco Nord quando nell'85 l'ho iniziato a Milano. E questo cresce, questo sono quello che io posso oggi magari consigliare anche ai giovani studenti, architetti, paesaggisti, di realizzare presto piantare dei alberi, cioè, che si vede, si crescono. Ed è creano un po' questi ambiti di cui abbiamo bisogno, spazi. Credo che il lusso ultimativo nel nostro tempo, nel nostro spazio, c'è spazio. Allora, l'abbiamo già capito dove stiamo lavorando, che sia poi a Mosca, e nella città Essen, poi a Milano, a Dubai, e non mi prolungo adesso a Riyadh, con una grande infrastruttura verde, appena vinto un concorso. E però quello che mi preme di più, visto che voglio anche non prolungarmi troppo, cioè inquadrare un attimo il nostro lavorare, il nostro fare e il nostro pensiero. Perché solo 100 anni fa Walter Gropius fondò il Bauhaus. Il Bauhaus che oggi torna nella cronaca, nelle prime pagine, nei giornali, perché ha saputo dare un impulso straordinario nel ragionare sull'esigenza della società. Una società che doveva diventare più veloce, più razionalizzata, più funzionale. Ed è, se guardiamo con il senno di poi, e se lo guardiamo oggi, cambiato la prospettiva, le nostre sfide oggi sono diverse e spesso accanto alla efficienza che è arrivato a capolinea quasi, c'è un ritorno a una rinata, a una spiritualità che è legato spesso anche non solo alle forme convenzionate delle religioni, ma anche un certo ritorno alla natura. Allora, sappiamo da tanti anni che dovevamo finire con la guerra contro la natura. Stop war on nature. Non erano solo gli ecologisti, anche gli economisti, come qui Jeremy Rifkin. Allora, questo però si vede che non tutto quello che sappiamo ha delle conseguenze immediate e che sia
in Italia, che sia in Germania, che sia ovunque, il cambiamento climatico oramai si sente, non nel lontano Middle East, nel lontano asiatico, ma qui da noi, con delle conseguenze drammatiche. Allora la domanda è, che oggi ci poniamo, ma in tutto questo cosa c'entra il paesaggio? Perché c'entra? Perché il paesaggio siamo noi. Il paesaggio è orientato verso le persone, è fatto dalle persone, è un riflesso. Allora, 20 anni di Convenzione Europea del Paesaggio si porta a questa riflessione. È un po' la nostra storia, il nostro footprint sulla terra, il contenuto che prende forma. Allora, è nello stesso tempo che abbiamo questo tema della Convenzione Europea del Paesaggio, abbiamo anche un'attenzione paesaggio. Qui Pierre de Moron, cosa sarebbe lì se noi vedessimo la nostra città non dal costruito, ma dal non costruito, perciò spazio. Sì, noi siamo convinti, e Michel ha fatto bene a vedere questi grandi concept, che la città si può e si deve oramai pensare al contrario. E questo pensare al contrario ci dà in qualche maniera la nostra, chiamiamolo così, la nostra ragione di essere tra natura e cultura. Si pone il paesaggio, una specie di parola che diventa forma, perché è una questione vitale ormai. E ne possiamo stare lì a lungo a elencare tutto ciò, ma quello che conta alla fine è questo riposizionamento nostro. E questo riposizionamento nostro in questo momento c'è una priorità assoluta. Qualcuno in una recente conferenza ha sintetizzato che nature will be the next coat dress for our cities. Sì, abbiamo lottato tanto contro la natura perché ci faceva paura. Oggi facciamo altrettanto per farla tornare e per promuovere una nostra natura. È una priorità tale da avere 96% dei cittadini europei che guardano verso una nuova responsabilità, verso la natura. 96%. Ecco magari un primo pilastro di una fiducia nel futuro, di un apertura di ottimismo, perché serve un'architettura del paesaggio per le città vivibili, serve un ripensamento da una astratta tecnologia a una tangibile natura. E nulla c'entra. Se questa tangibile natura ce l'abbiamo sul balcone, ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo nel cortile, oppure ci sia nei grandi boschi, nei grandi fiumi, dei sistemi naturali delle nostre città. Ma la guardiamo con occhi diversi. Più avanziamo con la tecnologia astratta, più cresce il nostro desiderio di avere questa natura tangibile nelle nostre città di 15 minuti. E questo alla fine diventano luoghi, spazio e luogo. Questo mi occupo da tempo di questa dialettica tra lo spazio che diventa luogo e luogo che caratterizza uno spazio. E che il verde in questo senso è un dispositivo, è un vestito. Un vestito a misura
che sta bene al corpo, all'anima. Perciò anche noi paesaggisti, tutta la nostra professione è sempre più chiamato non solo di fare il vestito, ma di farlo a misura. E questo può fare solo se ha studiato il corpo e l'anima, che anima appunto questo corpo. Ecco, nei nostri progetti abbiamo capito una cosa. Che tanto vale, e qui mi riallaccio a questa capacità di mettere insieme delle cose, perché c'è già tutto, quello che dice James Hillman, che proprio nel bellissimo libro che lo metterei come lettura d'obbligo a tutti gli studenti, Anima dei luoghi, James Hillman, Anima dei luoghi. E qui dice che dobbiamo promuovere nuove forme di percezione e non solo di design, perché c'è già lì molto. A noi spetta di rivedere il posizionamento. E qui gli strumenti ce l'abbiamo, non abbiamo neanche più tante scuse. Ci abbiamo le Green Infrastructure, abbiamo Innovating with Nature, abbiamo tutta la manualistica, per la quale solo 30 anni fa abbiamo lottato per averli. Oggi ci sono. E oggi addirittura c'è una strategia della biodiversità che dice portateci indietro questa biodiversità nelle nostre città. Allora, è questo un po' la base che pone anche questo call verso un nuovo Bauhaus. Il European Green Deal non porta solo risorse finanziarie, ma richiede un riassettamento del nostro pensiero. Io sono fortemente convinto che dopo un'era di fossenata, di rapida, di ricostruzione, di addizione, stiamo arrivando a un'era che per me personalmente lo chiamerei un'era di coltivazione, di detrazione. Cioè stiamo cercando di coltivare i campi, ma non i campi agricoli, ma i campi della nostra città. Stiamo cercando di mettere insieme gli attori, stiamo cercando di costruire delle strategie affinché questa trasformazione ecologica ambientale, questa rivoluzione verde possa visibilmente entrare nella nostra città. Allora, il nuovo ruolo del paesaggio a questo punto mi diventa una questione di identità, di socialità e di relazione. Ecco, questo è il campo delle coltivazioni. E non c'è ambito dove noi siamo chiamati, che sia in Middle East, che sia in Europa, che sia a Mosca, che sia in Canada, dove non c'è questo, non c'è questo quello che un mio collega spesso dice: il paesaggio c'è sempre già prima di noi. Ecco, questa è una forma anche di umiltà nel guardare il paesaggio nel quale ci inseriamo. Più di 30 anni seguiamo nella RUR, che è un po' il nostro laboratorio, le Green Infrastructure, dalle fabbriche alla rinaturalizzazione del più grande sistema di fognatura a cielo aperto, alla città della cultura, c'è tutto un processo, la IBA, la capitale europea della cultura, la capitale europea del verde 2017, ed è già, come vedete, la questione diventa sempre più empatica.
da un impianto industriale si passa al human being, cioè al miracolo del tornare protagonista nella propria città. Allora i parchi oggi possono e devono diventare delle autentiche green infrastructure. Cioè, questo è un parco nella Ruhr dove le acque piovane di un intero quartiere vanno dentro e animano questo parco. Perciò una green infrastructure, una specie di pagamento a rate attraverso, non dico le fognature, ma attraverso la bolletta da pagare. Allora questo tema di vedere la nostra città con occhi diversi, di aprirsi, di chiudersi, di trovare questa multidimensionalità in maniera molto rustica, molto, molto normale, molto, molto anche naturale, dove a un certo punto la manutenzione scema e la natura avanza, e dove questo bacino volano, che ha una base continua ed è fino a pochi anni impensabile, sempre nel cuore della Ruhr, ma oggi fa parte di uno dei 100 progetti legato alle nuovi percorsi verso l'acqua. L'acqua, un elemento di cui ancora oggi abbiamo spesso paura, assume una grande importanza. L'infrastruttura verde, blu, blu, verde, si interdipendono. Non c'è verde senza blu. E questo legame verso un nuovo rapporto con il suolo si assume nelle strategie. Siamo chiamati oggi, come solo una settimana fa si è fatta una grande conferenza internazionale, di pensare come paesaggista e paesaggisti alla governance dei progetti per 53 comuni. Governance. Allora l'architettura del paesaggio assume, attraverso la infrastruttura verde, una governance dei processi di trasformazione. E che sia le discariche dei residui del carbone, o che sia le fognature a cielo aperto, sfide che diventano grandi opportunità per diventare un obiettivo all'interno di questa decade 2030 della sostenibilità. Ecco, in fondo, questo è il pensiero quando noi parliamo dell'essenza del nostro lavoro dopo più di 30 anni, e dove dai raggi verdi di Milano si è arrivato ormai a una costellazione, a una specie di rete di infrastrutture blu-verde, una infrastruttura climatica, ecologica, regionale, dove ogni elemento della natura, seppur residuale, assume un'importanza. Dove addirittura si va verso la Svizzera e dove tanti progetti piccoli, ma già grandi per 4 comuni, come io vi faccio vedere solo questo, per gli altri lo faremo un'altra volta per non rubare tempo, abbiamo un parco della Lura dove solo 10 anni fa i sindaci, e questa è un po' la domanda, volevano assolutamente fare niente, anzi, contrario, nonostante le evidenze di lavorare con l'acqua, contrario.
Allora ci vuole oggi un grande coraggio per promuovere dei processi che possono durare più di 10 anni. Ci vuole perseveranza, continuità, una grande visione, spazio, come si vede ancora qui. E ci vuole a un certo punto una visione chiara che diventa anche un desiderio nella popolazione che abita il territorio e lo fa diventare paesaggio. E questo sono i primi schizzi, le presentazioni, un bacino volano, una nuova natura, handmade, man-made, in un contesto tra 4 comuni, in un contesto agricolo di un parco regionale, per lo più non utilizzato, proprio in quanto residuale. E a un certo punto, nel 2017, finalmente il progetto esecutivo e poi i lavori. Ecco, credo che a un certo punto bisogna anche passare a una trasformazione radicale laddove l'etica possa diventare anche una nuova estetica, laddove le esigenze di centinaia di migliaia di persone possano diventare e assumere un nuovo immagine. E questa paura di una vasca di cemento che ovviamente è dentro, intrinseco nel nostro essere, non c'era, ma bisogna farlo. Bisogna piantare gli alberi, bisogna modellare, bisogna fare i modelli e bisogna vedere come questa natura torna una volta dato le basi. Ecco oggi un ambito che noi riteniamo ben riuscito perché è diventato un pozzo di biodiversità, è diventato il parco nel parco, ha consentito oggi di far tornare una grande fetta di un territorio nella percezione nuova dei cittadini. Il parco nel parco, sotto casa. Però è un'infrastruttura, un bacino volante. Ecco perché riteniamo che questo lavoro alla fine deve prendere forma. Una volta capito il corpo e l'anima. E deve assumere delle responsabilità e deve in qualche maniera avere questa dignità a produrre nuovi paesaggi. Ecco la multidimensionalità del nostro essere. Siamo chiamati dai paesaggi in transizione, in attesa, promuovere, coltivare. Questo è un autentico processo di coltivazione, come si vede in questa immagine della natura, prima, coltivare resilienza sul territorio, farlo capire, renderlo tangibile e coltivare questa nuova identità con una nuova socialità e attraverso i nuovi strumenti che l'architettura del paesaggio ci dà oggi a disposizione. Io vi ringrazio, avrei ancora tante cose, ma non voglio abusare perché abbiamo ancora un relatore e avremo altra occasione per guardare e vedere dei progetti. Grazie per la vostra attenzione. Allora ringrazio molto Andrea Schipar per il lavoro che ci ha fatto vedere, per i temi e per gli argomenti e per la forza, diciamo, del suo lavoro, la convinzione, la capacità straordinaria di tenere insieme le diverse scale del progetto, l'ecologia, l'estetica e l'etica, e di averci dato questa dimensione così positiva del lavoro. E lui effettivamente, devo dire,
da sempre si è espresso attraverso delle opere realizzate e attraverso anche delle grandi invenzioni, diciamo così, delle rifondazioni concettuali sulla relazione città e paesaggio, del progetto di paesaggio, con delle strategie molto innovative, devo dire, che lui ha nella qualità del lavoro del paesaggista ha riconosciuto, ma qualcosa che di fatto era già lì, semplicemente lui ha avuto la straordinaria capacità di rivelarle. Allora, io ho una domanda, e questa domanda è sempre di una collega che ringrazio, e lei chiede: quanto pesa la struttura normativa italiana per Andrea Schipar, che lavora nel mondo e lavora da sempre nel nostro paese? Quanto pesa la struttura normativa italiana sulle opportunità, sul riuscire a fare il progetto di architettura del paesaggio, su mettere il progetto di architettura del paesaggio come elemento centrale e anche, appunto, magari diceva nei paesaggi industriali, e se può costruire, visto che culturalmente si muove fra una formazione diciamo sassone e quella italiana, se può darci un punto di vista, appunto, di una persona che si è formato e ha lavorato in questi due momenti culturali. Grazie. Ma vi ringrazio, e voglio subito sfratare un po' il mito di una normativa italiana complicata o addirittura elemento del non fare. Cioè, io vedo in tanti altri paesi, ogni paese ha la sua normativa, ogni paese ha la complessità della normativa, e credo anche in termini di antinquinamento e della bonifica dei suoli, l'Italia ha una normativa per fortuna molto stringente. Però per fortuna, nel momento in cui, e questo credo che sia la nostra forza, quando noi diciamo il paesaggio modera, il paesaggio mette a un tavolo delle diverse posizioni, il paesaggista in qualche maniera è pacificamente presente nel coordinare i team, come l'avete visto nel bacino Volano della Lura, 10 anni di lavoro contro tutti, e alla fine, all'inaugurazione, tutti contenti. Allora, le stesse persone dopo contenti. Cioè, bisogna in qualche maniera rimanere sul pezzo e con perseveranza non mollare, perché questo è il nostro compito. Perché se uno vuol imporre, o diciamo promuovere meglio, questa nuova etica, che è anche un'etica del fare piuttosto dell'aspettare, lo può, e lì sono fortemente convinto, fare attraverso la leva sulla estetica. Ecco, questa bellezza intrinseca che i sistemi della natura possono offrire oggi, in una forte dialettica con la bellezza della cultura, dell'architettura, sempre una dialettica, sono straordinari. Ecco, l'Italia ha, al mio avviso, sempre pensato tutte le carte in regola per fare la propria scuola di architettura e paesaggio, perché è un paese particolare, delle 100 città, una relazione così forte tra l'edificato e il non edificato, con un individualismo molto presente, ma nello stesso tempo anche un'idea collettiva sulla propria identità. Ecco, questo spetta un po' anche ai nostri piani, ai nostri progetti, e oggi pomeriggio ne parlerete anche di masterplan nella campagna, di porre nuovi strumenti. Ecco, i masterplan sono dei nuovi strumenti, non i piani urbanistici, non i piani regolatori, ma prima ancora della formalità bisogna promuovere la informalità,
cioè quello che realmente vogliamo fare, quello che realmente sta davanti alla porta. Cioè, a volte, come si dice in Germania, c'è un bel detto che dice "Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen", cioè piuttosto che vedere tanti alberi non vedo più il bosco, che vedo solo gli alberi. Ecco, noi possiamo oggi, specie in questa decade della sostenibilità, essere più coraggiosi. Mi invito anche ai giovani progettisti di essere più coraggiosi, di capire le cose fino in fondo, non solo di disegnare. Gino Valla, un grande architetto italiano, mi ha insegnato di raccontarci prima la storia e poi il giorno dopo la possiamo anche scrivere, ossia disegnare. Perciò questo è un mio invito. Allora, grazie molte Andrea Schipar, grazie per il contributo e salutiamo, apprezzando moltissimo il lavoro e le generose parole. Allora, il mio compito è salutarla e introdurre